e quarta. Si comincia con il piede di Rodriguez, attenzione che ha piovuto parecchio in questi minuti, la palla potrebbe essere molto scivolosa. Il piede di Trulla controlla con calma a mente, riparte da Rodriguez che col suo mancino manda sotto a contendere un trequarti reggiano e il capitano Farolini. Palla persa in avanti, potrebbe esserci anche fuori gioco, è tutto buono però per l'arbitro Bottino. Allora, si riparte con il primo pallone toccato da Ugo, subito al largo da Vunisa. Izequala abbassa la testa, corre, batte Farolini, finta, torna verso l'interno, batte un altro uomo, attenzione perché Izequala non ha più opposizione e trova subito la prima meta del pomeriggio. È scappato Alessandro Izequala ed ha marcato il 5-0 del Calvisano al primo minuto. Ha bucato il parcheggio Farolini, poi Izequala ha battuto un altro paio di uomini sull'out sinistro. Altra meta impressionante della terza linea ex under 20, aveva segnato una meta formidabile anche nel big match contro il Petra.